Il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, in visita istituzionale a Teramo, ha compiuto insieme al sindaco Gianguido D'Alberto una ricognizione dei monumenti ai quali garantire il sostegno economico dello Stato per un pieno recupero. Vacca ha confermato al vescovo Leuzzi l'arrivo di 2 milioni di euro per il restauro della cattedrale. Ha poi visitato gli scavi di Piazza Sant'Anna con alcune vetrate infrante e il Teatro Romano, dove per avviare i lavori di restauro servirà a espropriare e abbattere i due palazzi che insistono sulla cavea. C'è molto da fare, incontrerò il sindaco, poi faremo un giro in alcuni luoghi simbolici, in alcuni luoghi bellissimi di cui appunto sono qui a Teramo e che devono essere rivalorizzati per dare un segnale anche che in Abruzzo c'è tanto, in Italia c'è tantissimo, un grandissimo straordinario patrimonio che deve essere recuperato assolutamente il prima possibile. Abbiamo già individuato il nuovo commissario, a breve verrà ufficializzata la nuova nomina e quindi non solo quello, ma stiamo lavorando anche per migliorare le strutture, per velocizzare la parte burocratica che purtroppo, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, oggi, fino ad oggi ha causato delle lentezze e necessita di alcuni interventi per migliorarla. Quindi stiamo facendo un grande lavoro per migliorare e rendere più efficiente la burocrazia e la parte appunto normativa e per mettere a disposizione degli uffici competenti le risorse anche umane di cui hanno bisogno, perché è spesso una questione anche di risorse umane. So, c'è tanto lavoro da fare, ma l'impegno è massimo.